Ciao a tutti ragazzi, bentornati qui a Giocare con Alessio con Oiat. Questa è l'ultima puntata che saremo Oiat perché siamo pronti ad attaccare il dottor Masaradan. E dopo che l'abbiamo buttato fuori da questa guerra, prendiamo Ryazan, che è l'ultima provincia che ci serve per formare la Russia. Intanto qui c'era l'usuale battaglia continua con i ribelli, che a noi piace tanto. Ok, mancano solo quelli a quanto sembra. E va bene, va bene. Poi uniamo finalmente questo esercito e ci siamo quasi. Permian Separatist. Ok, questo ci sta andando da solo. Martino VI e il Papa. Va bene. Ma che cos'è questo? Una crociata contro Bonoman. Va bene. Va bene. Cardinal Spread Institution. Ottimo. Ma io mi sa che non c'ho manco cardinale, eh? Mi sa di no. Eh no, Shiribeshi, io, vabbè, qua ci pensa l'esercitino in automatico. Ok, ho comunque 89%, ma si arrendono, questo è dopo pranzo, quindi devo rifare il trattato di pace. Se non sbaglio io volevo lasciare solo quello. Ok, vediamo, intanto accettano, mi hanno i soldi. Ok, se non sbaglio, fammi vedere, Lower Leak, ok. Ok, queste due non mi servono e manco questa. Ok. Vabbè, ma in realtà posso già chiudere adesso? Ok, ottimo, molto meglio. Quindi, giusto, vediamo se mi riesco a rimediare War Reparation. Eccole qui, ragazzi, ci siamo. Quindi, devo fare core? Core, perfetto. Quindi, cogliamo anche questi. Ok, non c'è bisogno che vada al dottor Nasaradan. Ok, vediamo. Ci siamo, eh. Potrei fare tributario a Genova, se volessi. Va bene, intanto sto quasi per riprendere tutti i miei territori in Cina. Mentre ammazzo l'ultimo ribelle, tanto un'altra ondata sicuramente ci starà, eh. Centro commerciale può essere upgradato, aspetto. Eren, ok. Ainu, va bene. Ma qua ci pensano loro. 40 power projection, scusami. Yeah. Ok. Senti, ma poi che altro c'ho qua? Nessuno. Commonwealth come altro rivale. Commonwealth gli facciamo subito. Issue embargo. E mo io facciamo pure agli ottomani appena ritorno a coso. ...53 power projection, è finita la golden era, purtroppo. Stavamo pure in golden era in tutto ciò. Ok, 700 euro va benissimo. Non c'ho ancora il diplomatico. Ok, qua ormai abbiamo fatto, eh. Ho ripreso Nanchino. Ok, e posso fare un decreto? Allora, stavolta che decreto faccio? Perché le tech mi sa che le ho rifatte tutte. Ottimo. Potrei fare qualcosa per la cosa, per l'institution. Institution spread e technology cost. È sempre lui. Allora, raga, io mi sacrifico. Sto registrando, mi sacrifico. Faccio passare una riforma a caso. No, vabbè, aspetta, prima finiamo i core. Faccio passare una riforma a caso e vedo se viene mantenuta in questa patch al cambio nazione. Ok, nelle patch precedenti, facendo una riforma del mandato del cielo, cose che non ho ancora letto, non l'ho letta per niente perché appunto c'è ancora sto rischio, cambiando nazione poi le perdi. Quindi in realtà, essendo che questa riforma non è come quella del Sacro Romano Impero, che passi non te ne frega niente, ma ti fa perdere tipo 70 di mandato, e dopo che perdi 70 di mandato c'hai dei malus assurdi, per ritornare è la fine, e perdi pure per fare qualche punto di stabilità, ho preferito non tentare troppo, non osare troppo, ok? Però mo lo facciamo. Mi sacrifico per voi, così potete vedere se nella vostra partita in cui diventate impero celeste e poi volete formare un'altra nazione succede ancora quel problema. Che per me è una cazzata, scusami. Cioè, ok, cambi nazione, però c'è, nel senso, la stessa nazione di prima, in realtà, secondo me. Però il gioco te lo dice in maniera diversa. Te lo consiglio proprio che se cambia nazione al mandato del cielo si resetta. Bah,
Cholm deve essere Oyat, ok, ma poi devo riattaccare a questi. Zending, no, prima facciamo questo, dai. Facciamo questo, a Zending facciamo il workshop. Ok, vediamo se c'è qualche meraviglia interessante. No. Ok, dobbiamo solo aspettare che finisce il coso. Il core. Anding. Kaifeng l'ha preso Oyat. Mo ci sarebbe pure da ammazza quello. Il mandato sale molto lentamente perché la mia devastation è abbastanza alta, ok? Quindi questo è un altro buon motivo per... Oh, ma qua chi è? Un torturatore proprio. Ok, prendiamo National Manpower. Un torturatore reale, lo portiamo pure al massimo. Qui, se non sbaglio, c'è stata la meraviglia che ti abbassava la devastation nella regione. Ok, adesso lo faccio così. Cobdo, va bene. Qui c'è un gruppo di ammazzamenti ribelli che lo fermerà lui. Un'altra conversione, va bene. Questi hanno fatto tutto. Andiamo su una provincia dove ci posso stare, Wuling. E mo gli diciamo di ammazzare tutti i ribelli della Cina. Ci siamo quasi. Ah, questo de Gobdo sta andando a ammazzare quelli là. Va bene. Max promoted culture. Ok, facciamo un subject. Outrage country, ne facciamo due. Incomodo, è il mio rivale. Ci cioè mandi Ercole, giustamente. Ok, ammazziamo tutti i ribelli. Ah, qualche ribellione l'ho fermata perché qualche verde è effettivamente cambiato. Ma non basta ancora, purtroppo. Più due dei National Rest. Però posso fare, ragazzi, posso fare il terzo punto di stabilità. 3 di Nova Deepness, 100 di splendore, 1 di Diplo Power al mio boss. Che quindi passerà. Butula terzo. Che peccato. Se lo facevo al figlio era proprio numero 1. Ok, il resto non succede perché purtroppo non sta a 6 dei punti diplomatici. Vabbè, dai, un boost dei punti diplomatici. Qui c'era una provincia. Zending era proprio quella dove volevo fare l'institution. Ok. Bramani, Paesant War, Kazaki, va bene. Tiè, questo che si fa fino a qua? Fate pure fino a là. Tiè. Posso formare la Russia? Bene. Bene, attenzione. Risolviamo giusto sti ribelli. Attenzione, finalmente ci siamo, ragazzi. Sono quasi pronto a immolarmi per voi, eh. L'unica cosa è che ragazzi, purtroppo sto veramente prendendo una quantità di mandato ridicola. Veramente ridicola. Vorrei un attimo potenziare questo coso a livello 3, ma c'ho i miei soldi. Tongren. Perché a livello 3 mi fa Global Monthly Devastation 005. Quindi in realtà poi la Devastation non sarà più un problema. Guarda, io faccio intanto così. Ok, quindi già nell'area, anzi no, nella region, quindi nella region vuol dire in tutto il Sichuan, ok, molto più piccolo di quello che pensavo, c'è un abbassamento della devastation. Il prossimo livello per global, quindi facciamo prestiti burgers. L'avrò passato di sicuro, ecco. In debt with the burgers, ok, 7000. Terzo livello di qualunque cosa sia questo, che mi serve per forza, assolutamente. E senti, uno ripago subito il prestito. Ripago subito il prestito perché se c'hai 5 prestiti c'hai un malus al mandato. Quindi al massimo dietene 4. E cerca di non doverne prendere altri. Ok. Quindi, Shoni, Togi, queste sono tutte cose in Giappone. Finito tutto, eh? Ah no, 50%, non è finito manco per niente. Local development, eh no, qui devo continuare a sviluppare.
Senti, fammi pure un po' di questo. Scusami. Ok. Ok, Zending si è pure sviluppato grazie alla missione. C'è un'altra missione? No. Ok. Allora, gente che rischia... Ah, ma questo non sta a fare niente. No, non sta a fare niente. A voglia aspettavo prima che ammazzi i belli in Giappone, allora. Tiè, famo così. Tiè. Ok, close. Mettici qui in generale. Tiè. Un altro papa. Non si risolve proprio. Ma senti, ma sta... Niente, ma proprio una cosa infinita. La Religious Unity è proprio irrecuperabile, ragazzi. Amagau diventa cattolico. E però ci sarà Local Missionary Strength. Beh, se diventa cattolico, chi se ne frega? Ok. Scusa, Macau dov'è? Ok. È cattolico, ma non lo posso più convertire. Che me frega a me? Va bene così. Ok. Peccato che stava in tre company, quindi in realtà non mi cambia assolutamente nulla il fatto che una provincia in tre company è cambiata di religione. Però, vabbè. Allora, finiti tutti i gore. Adoka, eccoci qui. Senti, tu però stai troppo vicino qua per non dover fare pure questa zona. Ok. Budea, va bene. Allora, poi sono Big Dick facendo passare la riforma, ve lo dico, eh. Fortunatamente già sto a 3 di stabilità. Allora, io ci provo. Ragazzi, ci provo. Mi suicido perché va troppo lento il mandato. Vediamo se c'è qualcosa che aumenta la velocità del mandato, quindi. Core creation cost, development cost, mercante, merchant trade power, resi sordi. Mandate growth, ok, farò probabilmente quello. Allora, uno di stabilità, solo uno, ok. E 70 di mandato, ok, quindi adesso stiamo a 20 di mandato. Che ci dà 3 dei National Rest, meno 30 Manpower, meno 30 Mercenary Manpower, meno 30 Goods Produced. È un macello, ok, è una merda. Mo cambio nazione. Oh. Sì, voglio cambiare tutto. Ah. Ha detto non c'era più la riforma celeste. E invece ecco qua, è tornato. È stato abolito lo Tsardom, ok. Ok, c'è diciamo un momento così, un momento di incertezza. È rimasto. Ah, è rimasto. Ok, l'hanno tolto. Ragazzi, ve l'ho fatto vedere. Ve l'ho fatto vedere, l'hanno tolto, ok? Quindi mo puoi fare tutte le riforme che te pare, cambi nazione e te rimangono. Quindi puoi anche unificare il Sacro Romano Impero. Allora, ragazzi, andiamo a cercare di corsa quella che ti aumenta il mandato. Ecco qua, per forza, sbrigate. Ok. Con questa deve ritornare il mandato subito, di corsa. Ok, siamo la Russia. Allora, ragazzi, intanto mo abbiamo fatto qualche missione. La capitale mai spostata, eh? È vero, ma è spostata anche se c'era scritto? No, no, ok, perfetto, perfetto. Quindi non mi si è smaialato tutto. Bene, continuiamo ad avere la meritocrazia. Continuiamo ad avere una quantità strana di States, tra cui i Burgers, i Shih Tzu, i Boyards e gli Eunuchi. Siamo cattolici. Abbiamo mantenuto due di stabilità. Adesso siamo la Russia. Allora, la Russia, attenzione alla Russia. 33% di National Manpower Modifier, 15 di Core Creation Cost e una meritocrazia all'anno, ok? Quindi, diciamo, questa sarebbe una delle legittimità. 15 di Aggressive Expansion Impact. Posso fare l'espansione con il confine, ma lo vediamo subito che cos'è questa cosa. 10% di Artillery Cost e Combat Ability.
Land Force Limit Modifier, meno corruzione, meno influenza per i boiardi, 0,25 di Army Tradition all'anno e 10% di Advisor Cost, molto buono. 5 monete degli eserciti e 10% di Fire Damage ricevuto in meno. Ragazzi, sono delle idee bestiali, ok? Sono delle idee bestiali. Purtroppo, non essendo Zarato o Zardom, insomma, quello che sia, non abbiamo le interazioni con l'Opricnina e tutte quelle altre cose che potrebbero starci, che sono interessanti, ok? Sono interessanti, però quello devi essere sia Ortodosso che Zardom. Allora, qui abbiamo fatto un bel po' di missioni, ok? Ammazza quante missioni che ci hanno. Allora, questa avremmo dovuto fare 10 punti amministrativi al mese, 80% dell'esercito. L'abbiamo fatto. Allora, questo evento ti farà diventare, ti darà dei powerful modifier, quindi dei modificatori buoni, in cambio di trasformare tutti i permanent claim delle nostre missioni in non permanent. Ok. Lo sviluppo deve essere cresciuto di 3,50 rispetto a cosa non si sa, però l'abbiamo già fatto. 25 di power projection, prendiamo per 50 anni, meno 2 di national arrest, meno 25 costo di stabilità, 10 goods produced e 25 riforma del governo. Questo di corsa per 50 anni, ammazza. Ragazzi, facciamolo non permanent claim, facciamo che tutti i permanent claim delle missioni dopo non siano permanent. Ti viene, fino alla fine della partita, un diplomatico, 15% di core creation cost, claims che confinano altri claims, posso fare i claim su interi state e non ci sono additional claim cost. Ragazzi, è rotto in culo questo bonus. Questo bonus è rotto nel culo, è una cosa esagerata. Io lo faccio subito, ok? Lo faccio immediatamente. Perché io adesso, se faccio un claim, posso fare un claim su tutta un'area, che se non sbaglio l'avevo vista nella grafica di qualche video su internet, dovrebbe stare sulle spie. Vedi, claim su tutta l'area. Con 80 di spia prendo tutto, vabbè, probabilmente perché c'ho qualche, ok, con altri 80 di spia prendo tutto uno state di claim, ok? Ok, quindi questa è già una meccanica buona. Intanto ho preso un diplomatico e tutti quegli altri bonus che abbiamo già letto. 25 power projection già l'hanno riportato qua. Andiamo a vedere altra roba. Soggioga Kazan. Vabbè, Kazan gli abbiamo fatto un casino. Arion Conquistador, due dei missionari strength per un bel po'. E claim su posti. Ok, questa l'abbiamo già fatta. Conquistador un'altra volta. 100 dei punti amministrativi e altri claim. Questo l'abbiamo già fatto perché siamo andati ben oltre gli Urali. La religion a Tobolsk diventa cattolico. La cultura è moscovita. Due riproduzioni a Tobolsk. Tiumen cattolico. Moscovita e Tiumen con produzione. West Siberia prende 20%. Ok, claim su tutta un'area. E un altro conquistador. Mi sa che dobbiamo buttare qualche generale, ok? Allora, i conquistador, questo fa veramente cagare, questo conquistador. Colonize West Siberia, ok, qui non ci siamo arrivati. Eastern Siberia ancora non ci siamo arrivati, ok, questa è la roba di colonizzazioni. Questa veramente appena prendo Kirin come strongest trade node ho finito già pure una missione. Push in Est Siberia, va in Canada, è interessante. Va bene, intanto vediamo qui che cosa abbiamo fatto. Abbiamo invaso Novgorod. Maria un evento. Sviluppa Novgorod. 3 di sviluppo. E Novgorod solo quella provincia. 15% di development cost. 10 di trade power. Buon culo questo. Mazzo! Novgorod, quindi mi sa che entra in 3 company. Ok. Poi, Consolidated Russia. Mi manca proprio quella provincia. E questa, ok, Kazan lo devo ammazzare, ovviamente. Devo pistare di botte questi, va bene. Devo pistare di botte gli ottomani. Oh, questa già l'ho vista, ok. Distruggi le orde, che questi sono i miei tributari. Ok, li devo ammazzare, anche se sono i miei tributari. 100 dei power projection.
Vabbè, interessante. Vabbè, ok, queste missioni le dobbiamo fare dopo. Ho fatto The Land of the Churches, quindi ho fatto almeno 20 templi o cattedrali. Mario l'Inquisitore costa al 75% in meno, livello 3, 25 di prestigio, tutto il prestigio in eccesso diventa punti monarchici, si urla. Mettiamo il tizio livello 3 che costa il 75% in meno e lo portiamo pure a livello 3, si urla. Ok, cioè livello 5, scusatemi. Andiamo a vedere se abbiamo fatto qualche altra cosa. Russian Patriarcate. Shizu Loyalty 70. Non ce l'abbiamo ancora. No, i Shizu mi odiano. Va bene, vediamo Found the Tsardom. Increased Centralization verrà rimossa dalla Russia. E che cos'è? Ah, l'effetto di quando unisci la nazione. Ok. Beh, togliamolo. Uno dei National Arrest e però mi dà ugualmente abbassamento d'autonomia. Si urla. Si urla. Recluta gli strelizi. Non mi di che posso fa gli strelizi. Cioè, con la cosa. Ma che cazzo stai a di posso fa gli strelizi? Ah no, non pare di no. Boh. Allora. L'evento, il ruolo degli strelizi succede. Ma io ce l'ho i strelizi. Allora, questo sarebbe buono se avessi gli strelizi, ok? Quindi ci provo. Handle i boiardi. Bene, perfetto. Qua che dovevi fare? Dovevi fare della roba. Vengo tu dei National Arrest e 25 devi riformare il governo. Ok. Abolisce de Mestnichvenskno. Succede. Grazie a questa roba, perché ho dei ribelli che non sono nobili, ho fatto della roba. 50 forme, riforma del governo, 50 punti amministrativi. Un po' di roba ci sta, eh. Patriarcato. Non c'è di che avevo Shizu, oppure te deve amare. E l'influenza però deve essere alta, e questo non è. Va bene, senti, ma c'è qualcosa di russo? Non lo so, Garqua. Probabilmente non posso fare niente perché non posso fare lo Tsardom. Che cos'è questo? Ok, altrimenti. Questi fanno un po' schifo. Guarda, facciamo questo: 5% di sconto alla cavalleria. C'era tutto in realtà. E poi ci sono dei privilegi che mi sa che sono quelli che non dovevi dare ai boiari per fare quella missione. Intanto posso fare Strondacis, non lo so perché non l'avevo fatto, raga. Ok, Infantry cost meno 18%. E che cos'è questo? Ma sei matto? Ma sei matto, Oracle? E faccio fargli Rinda Infantry. Ok, devo aumentare l'influenza degli Shih Tzu. Vediamo se posso fare qualcosa. Allora, qui c'è la cosa della conversione. No, qua gli devo dare la terra. Monopolio. Un altro missionary strength. Vabbè, ma tutto ciò che non è di cultura accettata è trade unrest, ferma, devo. Diplo relation. Ah, questo lo devo fare. Religious diplomat lo facciamo di corsa. Lo sviluppo dei templi. Dove c'è sta un tempio? 500 del local dev. Altrimenti. Oh, facciamo questo del prestigio col missionario.
però mi servirebbe un po' più di influenza. Com'è così bassa? Ah, perché ho deduto che abbassa l'influenza degli state. E quindi devo fare per forza. Vabbè, vediamo, vediamo che riesco a fare. Che cos'è qui? Fai una generous donation per farli sognare. Intanto fammoli sognare un pochetto. L'equilibrio è basso. Cioè, in realtà è alto, però dovrebbe essere 70 l'equilibrio per quello che devo fare io. Va bene. Allora, ragazzi, io per un po' prenderò le botte qui, Mo, ragazzi, prenderò le botte assai, perché ci avrò il National Arrest in Mesemagna, probabilmente. Manco troppo. Manco troppo. Manco troppo. Pensavo che era peggio. Senti, ma qui che si può fare? Ok, qui si può fare così. In più posso fare... quasi così. Intanto c'è altra gente che sta entrando nelle Netherlands. Siamo quasi arrivati al punto che posso fare spawnare printing press qui, Dall'altra parte del mondo, cacco. Ok, yeah. Ancora un punto mi manca. Ci siamo quasi. Allora, l'economia non è andata giù, fortunatamente. Oh, questo è un altro punto. Siamo cattolici, siamo la Russia e siamo l'impero celeste. Mo dobbiamo diventare imperatore del Sacro Romano Impero. No. Basta. Andate a fanculo con la Bibbia tradotta. Ancora non c'è stata allora, mi sa la cosa, No, no, aspetta, non dovrebbe esserci ancora stata la guerra dei 30 anni. Boh. Ok, qui. Vabbè, in ogni caso dobbiamo andare alla Lega Cattolica e far vincere i cattolici, se fosse. Tiè, è uscito il coso. Quindi mo facciamo Institution Spread. È uscita la printing press. Ma mi sa che ancora non l'hanno fatta quella dei 30 anni. C'ho come sto dubbio. Tiè. Poi. Ma qua sono tutti a livello 2. Buoni. Questo so io? Sì. Mettilo in trade company. Perfetto. Novgorod, lo vorrei mettere in full state. Però insomma. Quello non l'ho preso. Ok, a proposito, un'altra abilità che abbiamo sbloccato è questa. La colonia sulla frontiera, ok? Tiè. Possiamo fare una colonia sulla frontiera solo se c'è una strada che porta dalla nostra capitale, che è questa, a quella colonia, ok? Con 18 punti diplomatici, tac, è come se c'è il colono. Ok, quindi qua comincia a colonizzare. Ma se non sbaglio non ti costa come una colonia normale. Io me ne faccio 2-3 e vediamo che succede. Vediamo il colony maintenance. 0 costa. Non c'è proprio la voce. Non c'è la voce di costo, ragazzi. Quindi io mo colonizzo tutte le cose che devo fare. Allora, ragazzi, se invece avessimo cominciato a giocare con la Moscovia, avessimo fondato la Russia in maniera normale, a un certo punto avremmo sbloccato questa vita molto prima del normale, no? Molto prima di questo momento. Attaccando Oirat, i Ming, la Corea, Manciuria, tutte queste cose, ugualmente ti ritrovi con, diciamo, sta frontiera che abbiamo al momento. Molto prima di quest'anno. Tu appena arrivi qua cominci a usare queste abilità ogni volta che puoi. In questo modo puoi fare l'obiettivo di raggiungere l'East Coast il prima possibile, ok? C'è un obiettivo, mi pare, nel 1550 devi aver raggiunto Vladivostok, che se non sbaglio è tipo la Gran Cacia. Genova se prende un claim. 60 diplopower, con 60 diplopower facciamo questo. Una colonia, due colonie, tre colonie, quattro colonie. Ragazzi, non costa un cazzo questa cosa, Ragazzi, è gratis, ci devi solo mettere punto diplomatico. Però intanto tagliamo tutte queste cose. No, 5 di mandato non si perde. Vai a fare, mamma mia, sfiga. Tiè, un'altra colonia.
Ragazzi, la Russia si espande instant. Appena tu c'hai tutta la costa fino laggiù, te prendi tutto. C'è un editto espansivo, cioè expensive. Dov'è? Dov'è questo? Ok, togli qua. Aspetta, l'ho fatta miniatura livello 10? No, allora no, me lo tengo. 15 punti sviluppo, mi sa che costa 20, però con i sconti che abbiamo grazie all'innovativeness. Vabbè, oh ragazzi, eccoci qui. La Russia, tutta la Cina, Impero Celeste, quindi partita super strana. Mo, passo successivo sarà diventare Sacro Romano Imperatore, quindi dobbiamo aggiungere un altro livello di stranezza. E finiamo la partita. In realtà sarà una partita molto tranquilla. Abbiamo fatto cose strane, ma è molto tranquilla. E con questo vi saluto e alla prossima.